Adesso Barbara è arrivato il momento di guardare insieme la nuova puntata dedicata al coro di Capistrello, Agora 81, e qui diamo la linea a Lorenzo Valeriani.
Amiche ed amici di pomeriggio, siamo in chiesa, la chiesa di Capistrello, Sant'Antonio di Padova, e siamo col maestro, col direttore di Agora 81, Bellanima Orante, che io ringrazio per l'ospitalità e soprattutto complimenti per l'esibizione, maestro. E io grazie a voi per questo, per questa possibilità che ci date di farci conoscere. Diciamo nel centro Italia, non è solo per l'Abruzzo. Vero. Quindi io seguo Rete 8, quindi deve continuare a farlo, direttore, mi raccomando, non solo ovviamente per questa settimana trascorsa con voi. È complicato, è più semplice, è più bello allietare gli abruzzesi facendosi trasportare dalle voci di questi giovani cantori, perché rispetto agli altri cori devo dire avete abbassato di parecchio la media anagrafica. Sì, 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 è stata una fortuna, che poi è legata a che cosa? Al fatto che bene o male qua ci sono 8 famiglie, cioè con padre, madre, figli e figli. Ed si sono passati il testimone. Il testimone, ancora no, perché diciamo, non c'è un'età abbastanza che permette ancora, abbiamo, vedrete con i balletti come, sì, come andranno le cose, e quindi ma è importante per me che il lavoro è diminuito, nel senso che loro, stando sempre nel coro, sono cresciuti, addirittura ancora col pancione o addirittura col carrozzino, ma tante situazioni, e quindi si sono adattate subito sia nei balletti che nei canti. Possiamo dire che si sono allenati anche a casa, forse, visto sì, che sì, i sì, genitori provavano a casa, no, i figli ascoltavano, viceversa. Sì, è vero, è vero. Sì, anche questo può essere successo sicuramente. Il maestro Bellanima da quanti anni guida questo gruppo? Allora, io sono stato invitato a dirigere il coro nel 1995, perché il coro era, diciamo, aveva un po' lasciato da parecchio tempo. Quindi sono stato con loro dal 95 al 2003. Per problemi di lavoro eccetera. Nel 2014 mi hanno richiamato e sono tornato volentieri, quindi conte face 8 più 10, insomma, sono 18. Due step, 18 anni. 18 e anni. Quando è tornato dopo la pausa, li ha trovati migliorati o peggiorati? No, li ho trovati, diciamo, messi bene, perché ci sono stati due direttori prima di me che ognuno con le proprie peculiarità, con le novità che hanno apportato, per me è stato meglio così, perché più si è, meglio si sta. Oh,
chiedere, prima abbiamo ascoltato una corista che addirittura viene da Roma, ecco, sotto l'aspetto delle prove settimanali o le prove insomma mensili, non so, ecco, come vi organizzate, perché poi ovviamente essendo giovani hanno non solo l'impegno professionale o familiare, ma c'è anche per alcuni la scuola. Sì, sì, il problema allora, noi intanto ci organizziamo le prove, con le prove sempre in prossimità degli eventi, degli eventi, perché loro studiano all'università, il venerdì si prova, una volta che si inizia si continua sempre per il venerdì e si intensificano in prossimità dell'evento che andremo ad affrontare. È una domanda che faccio a tutti i direttori e a tutti i maestri in percentuale, tanto loro non ci ascoltano. Quindi il maestro bell'anima può essere sincero fino in fondo. In percentuale quanto possono migliorare questi ragazzi? Tanto, tanto, perché hanno buona volontà e poi diciamo si confrontano pure, ed è importante. Noi partecipiamo sempre volentieri alle rassegne, in particolar modo nel Molise, ecco, perché è sono dei cori. Sfidarsi, tra virgolette, non so se il termine è giusto, confrontarsi appunto allora, nelle rassegne. No, io quello che certe volte sono più io a stimolare al confronto che loro, perché loro si divertono. Sì, proprio per divertimento. Spensierati fino alla fine. Spensierato. E la prova finisce nel momento in cui finisce la prova, cioè finita la prova io casomai vado via perché sto a Vezzano e loro continuano a cantare altre cose diverse da quelle che sono del repertorio corale. E poi fanno anche il terzo tempo, stanno insieme, questi sono si amici. Fanno un bel bicchiere di vino anche i piccolini no, i maggiorenni ovviamente, si deve bere sempre responsabilmente, lo dobbiamo dire ovviamente. Grazie al maestro Bell'anima per questa bella settimana, ci avete fatto una gran bella compagnia. E noi però torniamo in chiesa, ci siamo già ovviamente, ma torniamo ad ascoltare il coro Agora 81, diretto appunto dal maestro Orante Bell'anima. Grazie maestro. Grazie e in bocca al lupo per il futuro. Viva il lupo. Viva il lupo sempre. Viva il lupo sempre.